Benissimo, direi di incominciare. Intanto ringrazio tutti per la partecipazione. Sono Stefano Carrara, amministratore di Linus. Oggi parliamo di mini bond con un taglio particolare. Vi racconteremo fra qualche secondo che tipo di analisi abbiamo fatto, sperando di trovare la vostra condivisione. Vi invitiamo poi naturalmente, come sempre, nei nostri webinar a partecipare facendo delle domande. Se riesco rispondo alle domande in corso d'opera, altrimenti più facilmente le prendo alla fine e poi magari torniamo indietro sugli aspetti che hanno riscontrato il vostro maggiore interesse e la vostra curiosità. Oggi abbiamo come graditissimo ospite il dottor Giuseppe Apicella, al quale chiedo di fare una propria presentazione e che ringrazio da subito per la disponibilità che ogni tanto ci concede e a noi fa molto piacere. Grazie Giuseppe per essere con noi. Giuseppe, ci sei? Avevo fatto benissimo l'introduzione, ma vediamo se riesco a riprendere Giuseppe. C'è un problema con l'audio. Giuseppe, scusami, avevamo un problema con l'audio. Mi senti ora? Sì, ti sento, grazie a voi per l'opportunità per parlare di finanza straordinaria, un tema sempre più interessante, sempre più pregnante, sempre più importante per aziende che hanno obiettivi di espansione e di crescita. Ottimo, benissimo. E tanto tu ti occupi professionalmente di questo, poi magari ci racconti qualcosa in corso d'opera, quindi è molto importante per me poter avere un riscontro di un professionista che si occupa direttamente della materia in modo tale da portare poi il nostro osservatorio da un piano, no, teorico poi a calarlo, come vedremo negli interventi che faremo a seguire nella realtà. Ecco, io inizierei a questo punto i nostri lavori. Allora, intanto ci tengo a raccontarvi come abbiamo costruito questo osservatorio e non posso non partire dai ringraziamenti al Politecnico di Milano e in particolare al professor Giancarlo Giudici che ci ha reso disponibile la lista, che peraltro è anche contenuta nell'osservatorio, dell'analisi che annualmente, preziosissima, fanno sui mini bond, sulle emissioni dei mini bond. Con altri partner naturalmente. Siamo partiti dalle emissioni di mini bond elencate proprio nello studio del Politecnico, che sono 198, e l'abbiamo raggruppato in emittenti 185. Naturalmente alcune emissioni sono state fatte dallo stesso emittente, questa è la ragione. Abbiamo poi scartato, scremato un pochino andando a mantenere quelle anagrafiche societarie che avevano la maggior completezza, la maggior ricchezza informativa. Da lì siamo arrivati a 66. Da lì poi abbiamo estratto i bilanci dalla piattaforma Linus, naturalmente. E di questi bilanci, 7 sono stati messi in stand-by perché incompleti o perché magari non offrivano diciamo una completezza informativa adeguata per fare un osservatorio con tutti i sacri crismi. E sono rimaste 159 emittenti, che comunque sono tante sul totale di 185. Di queste 159 emittenti abbiamo tirato la linea proprio 2 o 3 giorni fa, infatti l'osservatorio che vedete adesso, o l'analisi, preferisco chiamarla forse così, è molto molto fresca. Ce ne sono 107 per le quali sono già disponibili a livello pubblico i bilanci. Sapete che i bilanci sono un flusso, no, che procede dai registri delle imprese e mano a mano viene pubblicato. Siamo quasi ad ottobre. E quindi diciamo che la quasi totalità, scusatemi, dei bilanci è stata pubblicata, anche se ne manca qualcuno. Quindi 107 sono assolutamente freschi. Di questi 107, poi abbiamo escluso dalla nostra analisi, anche se naturalmente sono assolutamente comprese dentro Linus, tutte le imprese che dimensionalmente facevano un po' a pugni con la definizione di mini bond che piace a noi, no? Nel senso che l'obiettivo principale di questa chiacchiera, di questa esposizione, è quello di capire qual è il vero potenziale di queste fonti di finanza alternative in un momento in cui, insomma, le banche qualche problemino ce l'hanno, soprattutto di natura regolamentare oltre che finanziaria. Per questo motivo abbiamo escluso le società con ricavi inferiori a 250 milioni e anche con attivo
inferiore a 250 milioni. La ragione di questa seconda esclusione risiede nel fatto che diverse emissioni sono state fatte a delle società holding che avevano pochissimi ricavi, ma degli attivi e anche poi quindi dei passivi molto molto importanti. Questo a nostro avviso portava lo studio un po' fuori dal seminato che era nostra intenzione attribuirli. Ultimo criterio di selezione del nostro campione di 70 imprese che vedete lì in basso a destra è stato quello di avere la piena disponibilità per queste imprese non solo dei dati di bilancio del 2018, ma anche dei due esercizi precedenti. Ecco, questo è stato il taglio che abbiamo dato all'osservatorio. Se sentite un allarme, perché io vi sto chiamando dall'ufficio, quindi è partito un allarme qua in ufficio, spero che non sia un'esercitazione antincendio, altrimenti mi genera qualche problemuccio. Va bene, andiamo avanti. Quello che vedete è Linus, e quindi sapete che Linus è possibile creare poi dei gruppi, e l'osservatorio è uno di questi 70, è il primo in alto. Quindi lì vedete le 70 analisi che fanno parte dell'osservatorio. Per chi fosse curioso, avesse disponibilità anche di un accesso a Linus, come potete vedere sono disponibili anche degli altri osservatori, no? Che hanno un campione assolutamente più completo di quello che andiamo ad analizzare voi. Giuseppe, ci sei sempre, vero? Sì. Ok, giusto per conferma. Perfetto. Bene, allora, questa è la localizzazione delle nostre imprese, che sono naturalmente un po' sparse per tutta Italia, e già vedete che queste imprese hanno un fatturato aggregato di quasi 3 miliardi e hanno avuto una crescita percentuale nei ricavi dal 2017 al 2018 pari a circa il 4%. Linus quello che fa è va a sommare i ricavi, crea il bilancio somma e su quello va a fare lo scostamento. Ci sono diverse SRL e questo lo cito perché è anche un punto dello studio che è stato fatto poi, che mette in risalto lo studio del Politecnico. Questo probabilmente sta a significare che c'è un'apertura anche nei confronti delle imprese dimensionalmente più ridotte rispetto alle grandi. Non c'è una significativa concentrazione geografica, nel senso che la distribuzione delle 70 riflette sostanzialmente la distribuzione un po' delle imprese in Italia, quindi da questo punto di vista non vedo particolarità di rilievo. La maggior parte delle imprese sono concentrate, delle emittenti fanno parte dell'industria, quindi abbiamo 47 imprese che fanno parte di questo settore. Questa classificazione, la vedete lì in alto, è la stessa che usa il Medio Credito Centrale anche ai fini dell'erogazione delle garanzie e quindi della famosa fascia MCC. Secondo i servizi e poi qualcosa a livello di commercio e in fondo l'edilizia e l'immobiliare. Dal punto di vista degli ATECO, lo vedete sotto, anche lì c'è una distribuzione assolutamente non significativa, se non che al primo posto vediamo le holding, ma questo perché la controparte spesso è una holding che poi utilizza i fondi, no, per l'attività operativa del gruppo che va a presiedere. Più interessante, andando nel dettaglio delle 70, invece è vedere la distribuzione ed in particolare vi invito a guardare questa slide in basso a sinistra, questa tavola, che rappresenta la distribuzione delle imprese in funzione dell'EBITDA percentuale. Ecco, questo colpisce abbastanza perché ho cerchiato le tre categorie di imprese che hanno l'EBITDA minore di zero, quindi un'attività operativa che non è in grado, dal punto di vista economico naturalmente, di sostenersi e quindi di generare valore. Ecco, se le andiamo a sommare, arriviamo a una decina di imprese, che su 70, insomma, sono un numero rilevante. Quindi 10 delle 70 imprese
ed hanno mantenuto, se guardate anche nei 3 anni oggetto dell'osservatorio, un margine operativo negativo. Ecco, su questo io magari a Giuseppe Picella chiederei una prima riflessione, perché a me personalmente ha colpito abbastanza questo dato. Giuseppe. Sì, allora, questa è una delle caratteristiche, se vogliamo, della finanza straordinaria. Noi siamo abituati soprattutto ad analisi che si focalizzano sul passato, no? La finanza straordinaria, se gestita per operazioni di crescita e sviluppo, in realtà, presta molta più attenzione al futuro, no? Quindi sarebbe interessante avere la possibilità di andare a vedere i business plan di queste aziende per capire la logica con cui è stata costruita l'operazione di finanza straordinaria, che probabilmente sarà una logica di investimento e crescita tale da assorbire quantità importanti di risorse o da avere dei momenti di inefficienza aziendali legati a processi innovativi che ancora non sono entrati in produzione. Ok, in particolare penso che questo sia a maggior ragione valido quando si parla di mini bond, come vediamo fra un po', quindi di finanza che deve andare a sostenere dei progetti, quindi non ad incidere sul circolante. Corretto. Ok, perfetto. Bene, allora andiamo avanti. Ecco, sulla dimensione delle imprese che fanno parte dell'osservatorio, vedete che è un po' confermata una delle riflessioni che emergono anche dall'osservatorio del Polimi, cioè che è vero che ci si sta aprendo sempre più a delle piccole imprese, ma è altrettanto vero che, pur avendo schermato le grandi imprese, le piccole sono una parte ancora minoritaria, e lì lo vediamo abbastanza chiaramente, no? C'è una concentrazione ancora sulle imprese medio-grandi, mentre il mercato delle piccole, che poi è quello che tutti dicono di voler andare a cercare, mi sembra che sia ancora escluso da questo strumento di finanza, Giuseppe. Ma allora sì, questo qui è un tema piuttosto dibattuto tra noi operatori di questo mercato. Allora, forse va fatto un po' di chiarezza. La normativa sui mini bond italiana probabilmente è una delle più evolute in termini europei. È il solito problema di come poi le norme vengono applicate, ma in questo caso la colpa è di noi, famiglia di operatori, diciamo. È ovvio che una PMI ti richiede operazioni di un taglio contenuto. Il taglio medio delle operazioni che ho fatto io sinora, e sono una ventina, è tra i 5 e i 6 milioni. 5-6 milioni per carta da portare sul mercato dei capitali è senz'altro un taglio molto contenuto. Ma la cosa, e poi probabilmente la riaffronteremo più avanti, che l'errore che stiamo commettendo come sistema paese, se volete, e di non dare diffusione di questa carta. Queste sono obbligazioni di aziende tipicamente industriali, come si è visto dalla tua statistica, perché le industriali sono più facili da valutare. C'è un attivo, c'è un patrimonio. Nella struttura di servizi sono i neuroni delle persone che compongono la struttura di servizi l'asset principale, e l'intangibile è ancora oggi complicato da valutare. Il fatto che ci sia una concentrazione di questo tipo, così come ad esempio una presenza, ma seppur contenuta, dell'SRL, è proprio perché il mercato ha un paio di storture. Io sono tra i pochi operatori che con operazioni di emissione riesce ad attrarre capitali dall'estero, che dovrebbe essere un po' quella la logica di questo mercato. Allora, quando una obbligazione di 5 milioni viene sottoscritta, parte da fondi francesi, maltesi, banche lituane, ecco, probabilmente è l'utilizzo che dal nostro punto di vista è il più corretto di uno strumento del genere. Chiarissimo, chiarissimo. Ci vuole poi l'atterraggio nel mondo della finanza in maniera corretta. Bene, allora, visto un attimino il profilo del nostro campione, andiamo a analizzarlo sotto alcuni aspetti che ci sono parsi interessanti. Il primo è quello di naturalmente andare a fare una valutazione fatta dall'esterno, perché noi non conosciamo direttamente questi emittenti, ma ci siamo basati sull'evoluzione del loro profilo economico e finanziario, del rischio. Perché del rischio? Perché naturalmente gli operatori si avvalgono di sistemi di rating, alcune operazioni sono unrated o altre addirittura hanno il rating che viene mantenuto riservato, ma non è data diffusione al pubblico.
quindi ci sembra interessante dare anche una lettura in questa chiave. A maggior ragione, operiamo oggi in un contesto in cui da un anno ci sentiamo martellare la testa dagli early warnings, dalle nuove normative come il codice della crisi di emanazione legale e anche poi di riflesso dalla nuova normativa bancaria, in realtà semi nuova normativa bancaria dell'Asset Quality Review, che comunque impongono una lettura, vuoi ai fini del codice della crisi, quindi di possibili procedure di allerta, vuoi ai fini dello staging bancario, dicevo, impongono una lettura delle imprese anche alla luce di altri criteri. Allora è vero che l'emittente si avvale dei rating, però è anche vero che diventa fondamentale saper leggere l'andamento delle imprese anche alla luce di queste normative, perché il grande messaggio che con Linus cerchiamo di dare da tantissimi mesi è che purtroppo le chiavi di lettura che dà il legislatore col codice della crisi, la banca con l'asset quality review, l'agenzia di rating con il suo rating, non sempre si parlano e quindi soprattutto nei casi che non sono chiaramente aziende bellissime, ma sono le cosiddette arancioni, ecco che in quei casi si rischia di partire con un'azienda che probabilmente porterà a termine il progetto per il quale ha richiesto finanziamento, in questo caso con i mini bond, ma si rischia, se non si sta attenti, che a metà del guado qualcuno alzi la mano e dica no, qua parte una procedura d'allerta, no, qua c'è un problema con la bancabilità dell'azienda, anche se dal lato dell'investitore niente di tutto questo in realtà era prevedibile, no? Per questo motivo abbiamo pensato interessante dare anche questo tipo di lettura delle aziende. L'abbiamo fatto sfruttando un po' il potenziale che, bontà nostra, abbiamo in casa e quindi abbiamo innanzitutto un'analisi del profilo come aggregato. Quello che vedete, come si capisce dal numerino in alto a sinistra, è un'analisi del profilo di rischio, naturalmente automatica a questo livello di analisi, delle 70 aziende nel 2017 a sinistra e poi nel 2018 a destra. Profilo di rischio si può misurare in tantissimi modi. Noi abbiamo due score: uno è il nostro, il Linus Score, quello che vedete in alto a sinistra, che non è un rating e che volutamente non va a declinarsi con una probabilità di default, ma che è uno score di business sostanzialmente e che, come vedete, era positivo prima ed era addirittura leggermente migliorato nell'anno successivo, anche se nel 2018 le emissioni che sono state fatte nel corso dei mesi, quindi non è detto che ci sia una correlazione fra miglioramento dello score e il fatto che le aziende poi abbiano fatto ricorso ai mini bond naturalmente. Lo Z-score di Altman lo vedete lì sotto e poi abbiamo naturalmente la procedura che abbiamo interiorizzato del medio credito che è quella che permette di calcolare la fascia anche a livello di aggregato. Quindi tecnicamente quello che accade è che i 70 bilanci vengono sommati, poi viene redatto un bilancio sul quale è possibile andare a calcolare la fascia del medio credito, che in quel caso è migliorata. Quindi il profilo che emerge è un profilo che tutto sommato, per quanto riguarda gli score automatici e il rating, è un profilo discreto tutto sommato. Se poi andiamo a declinarlo nelle tre componenti che comunque vanno valutate nell'analisi di un'impresa, quindi l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, notiamo che si tratta di società che hanno una buona struttura patrimoniale complessivamente, lo vedete anche dagli indicatori che sono indicati, che hanno una discreta struttura economica e finanziaria e quindi Giuseppe, ti coinvolgo ancora, mi sembra che questo è coerente con quello che tu hai appena detto, perché probabilmente sono aziende che fanno magari un pochino più di fatica delle altre a fare ricorso al mercato bancario, non voglio anticipare nulla perché poi su questo c'è un tema, ma in realtà qualcosa dobbiamo pur dire, e che hanno qualche, non dico mancanza, ma che sicuramente non vedono nell'equilibrio finanziario, quindi nel giro della cassa, il loro punto di forza, ma lo vedono più nel patrimonio. In questo si innestano le operazioni, di bond. Sei sempre con noi, Giuseppe? Ogni tanto cade il microfono. Oggi è così. Ecco Eccoci. Giuseppe, ora dovresti essere riattivato. No, sei tu che mi disattivi. Lo faccio senza volerlo, prometto. Allora, sì, un fenomeno che a cui stiamo assistendo in questo periodo, ma da qualche anno ormai, sono gli investimenti finanziati con la cassa. Perché per i nuovi parametri BCE, per tutta una serie di considerazioni che prescindono dalla singola azienda,
è sempre più complesso riuscire a trovare delle forme tecniche di durata che siano compatibili con l'esigenza di operazioni di investimento di medio termine. E questo si riflette chiaramente sull'equilibrio finanziario e nel momento in cui si entra in una dinamica invece di miglior matching, quindi una maggior correlazione tra il timing degli investimenti e quello della finanza, gli equilibri vanno a riassestarsi. Chiarissimo, chiarissimo. In effetti è proprio quello che deve servire poi uno strumento finanziario di questo tipo. Ora vediamo invece il profilo non tanto calcolato sull'aggregato, ma il profilo calcolato sulle singole aziende. Quindi, per essere più corretti, vediamo la distribuzione del rischio sulle 70 imprese emittenti. In questo caso, il criterio di valutazione è il Linus Score, ancora una volta, no? Qua ci dà uno spaccato, a mio avviso, interessante, perché nell'anno 2017, quindi l'anno precedente all'emissione dei mini bond, quindi immagino l'anno in cui queste emittenti fossero impegnate, no, con gli arranger, con gli advisor nella strutturazione dei propri piani di investimento, c'erano quasi un terzo delle società emittenti con uno score rosso e addirittura un altro terzo con uno score arancione. Se guardate la distribuzione che è riferita all'anno successivo, quindi al 2018, sotto, vedete che c'è una concentrazione delle emittenti nelle due fasce centrali, quindi quelle che hanno lo score tra 3 e 10 e lo score tra 1 e 8 e 3. 24 più 22, quindi abbiamo 46 emittenti su 70 che avevano uno score centrale. Quindi questo è un altro indizio, non è ancora una prova, ma è un altro indizio che ci porta a dire che probabilmente queste aziende hanno valutato coscientemente, no? E anche l'alternativa rappresentata dai mini bond rispetto al mercato bancario, probabilmente anche per questa ragione, non solo per una ragione di progettualità. Ecco, colpisce che ce ne sono una ventina, forse qualcuna in più, che hanno uno score da negativo a pessimo. Quindi queste aziende poi andrebbero viste una per una, naturalmente, però sono aziende che di primo acchito non sono gradite al sistema bancario, perché le vede in maniera negativa, quindi ha un problema di compliance, può avere un problema di staging. Quindi questa è la fotografia che emerge dallo studio. Sapete che per quanto riguarda il codice della crisi, il nuovo codice della crisi, che in realtà riguarda una parte delle imprese, ma è comunque un'ottima chiave di lettura, l'ordine dei commercialisti ha appena proposto una serie di indicatori che diventa obbligatorio controllare nel caso in cui l'azienda abbia il revisore. Questo lo fa il revisore o addirittura il sindaco interno all'azienda, e che devono rispettare delle soglie per settore. Poi, se avete piacere, questa presentazione è allegata, quindi ve li potete naturalmente guardare. Allora abbiamo provato ad analizzare il campione anche alla luce di questi indicatori. Tenete conto che l'ultima release che ha fatto l'ordine dei commercialisti sugli indicatori prevede, fortunatamente, a differenza delle prime, che l'azienda, per essere considerato come un'azienda potenzialmente in situazione di allerta, deve avere o il patrimonio netto negativo, e questo ce lo dice anche il codice civile, oppure ci sono cinque indicatori che contemporaneamente devono essere fuori soglia. Ora non voglio addentrarmi troppo nelle tecnicalità, poi se avete piacere, naturalmente sono disponibile, però abbiamo filtrato il campione un po' alla luce di questi indicatori, no? Quindi le 70 imprese le abbiamo innanzitutto guardate alla luce del primo indicatore, ovvero il patrimonio netto non deve essere negativo, cosa che, ricordo ancora, dice il codice civile. E per fortuna ne abbiamo trovata solo una, che a fine 2018 aveva il patrimonio netto negativo, quindi una situazione comunque non bella, e colpisce, anche se la numerica è bassa, che questo caso avvenga nello stesso anno in cui questa azienda ha emesso dei mini bond e qualcuno li è andati a sottoscrivere. Ecco, Giuseppe, nella tua esperienza hai avuto casi di questo tipo oppure non ti sono mai successi? Puoi anche non rispondere se vuoi. No, non ne ho avuti.
ma appunto io, come vi accennavo prima, io normalmente queste operazioni di emissioni le porto sul mercato dei capitali. Portarle sul mercato dei capitali vuol dire rispettarne i paradigmi. Questo è uno dei paradigmi fondamentali che è nelle policy di investimento di tutti i gestori di portafoglio, sostanzialmente. Un'operazione del genere io non l'avrei portata sul mercato. Chiarissimo. È una domanda trabocchetto, eh? Allora, se leggiamo invece il campione con alcuni degli altri indici del codice d'allerta, che mi rendo conto non è conosciuto da tutti, non è il punto di interesse principale, però vale il discorso di prima. Se ho finanziato un'impresa, mi interessa anche capire questi indicatori come si muovono. Peraltro è anche possibile, con Linus ad esempio, andare a capire questi indicatori se come si muovono a livello prospettico. Tu hai parlato prima, Giuseppe, di business plan. È importante leggere l'andamento degli indicatori anche alla luce del business plan su cui magari viene fatta l'emissione e la successiva sottoscrizione. Ecco che in questo caso ne abbiamo due, quindi comunque poche, che non rispettano gli indicatori previsti dal codice della crisi. Invece, andandola a leggere con Linus Core inserendo un valore, no, di Linus Core negativo, gli indicatori nella soglia indicata sono, scusate, le aziende sono 6. Per cui vedete che diversi score danno diversi indicatori una diversa lettura del campione. Quindi è importante, questo è il messaggio che vorrei filtrasse, è importante saper leggere le aziende in diverse modalità, altrimenti diventa poi difficile, posto che queste aziende, è vero che io le posso andare a finanziare sui mercati all'estero, questo è assolutamente positivo, ma poi è anche vero che sono calate nella realtà italiana e quindi volenti o nolenti devono fare i conti anche con le normative che in quella realtà sono implementate. Andiamo a vedere anche a questo punto qual è la lettura, no, di questo campione dal punto di vista bancario tradizionale. Le banche, sappiamo tutti, oggi operano in un contesto difficile perché ci sono delle norme sempre più cogenti, sempre più penetranti che impongono al sistema bancario e anche ormai in divenire anche alle banche meno significative, come sono definite dall'autorità bancaria europea, di verificare e di analizzare le aziende in un certo modo. Mi riferisco in particolare alla normativa di Asset Quality Review e a tutta la struttura di compliance che le banche oggi hanno in pancia, no? Allora ci siamo chiesti in che misura e se naturalmente queste aziende sarebbero state o sarebbero ancora finanziabili dal sistema bancario tradizionale che, a differenza di chi opera nel mercato dei mini bond, è obbligato a rispettare dei parametri e delle logiche. Allora, quello che stiamo vedendo cos'è? È un'analisi che viene fatta sull'aggregato, cioè quello che viene fatto è stato di sommare ancora una volta le mie 70 aziende, quindi vedete qua in alto la spiegazione per cui questi numeri sono riferiti al gruppo. Il gruppo complessivamente a fine 2018 aveva quasi 1 miliardo di debiti finanziari già in pancia, debiti finanziari già attivi. A quel punto, quindi i mini bond già erano stati introdotti, a quel punto Linus è in grado di stimare, chiaramente una stima automatica, qual è il debito ulteriore che questo aziendone, no, virtuale, questo gruppo, sarebbe stato in grado di reggere senza incappare in tensione di natura finanziaria. Ecco che il margine ulteriore di indebitamento è bassino, no, rispetto ai numeri del gruppo, quindi parliamo di un centinaio di milioni di debito ulteriore. Attenzione, in questa fase naturalmente noi non facciamo una valutazione dinamica, cioè non conosciamo qual è il business plan delle singole aziende, non conosciamo quali sono i tassi di crescita che ci devono essere, quindi con la crescita generalmente aumenta anche, se il circolante non è troppo cattivo, diciamo, la capacità di assorbire nuovi impieghi bancari delle aziende. Questo non lo possiamo fare, è un'analisi statica, però che dà un'indicazione di rilievo. Quindi il messaggio è che queste aziende erano in pochissima parte ulteriormente indebitabili dopo aver preso i mini bond. Lo vediamo anche da alcuni indicatori che abbiamo riportato a complemento sotto, quindi
il tradizionale margine di tesoreria di pochi milioni, confrontato invece con l'indebitamento totale del gruppo nel corso dei tre esercizi che abbiamo analizzato. Quindi, a fronte di 40 milioni di margine di tesoreria, queste aziende complessivamente, quindi non solo con le banche, ma con le banche, col fisco, con i fornitori, eccetera, eccetera, hanno 2 miliardi e mezzo di debiti accollati. La capienza economica è di nuovo debito finanziario, la vedete lì, è bassina, tant'è che il rapporto EBIT su oneri finanziari già prima delle emissioni era abbastanza basso, quindi Linus lo riporta in rosso, dopo le emissioni naturalmente va a peggiorare, stando a significare proprio che anche economicamente non c'è tanto spazio per nuovi interessi, di conseguenza per un sottostante di nuova finanza. Un commento su questo, Giuseppe, se ti va? Ma allora, questo aprirebbe il fronte a tutti i canali alternativi di finanza fintech, no? Per andare a portare quelle grandezze su ordini dimensionali più coerenti con il campione che abbiamo analizzato. Lo smontaggio di posizioni debitorie utilizzando nuove tecniche fintech di sicuro va a migliorare questi indicatori. Mini bonus un aspetto, trading delle fatture un altro, quindi sarebbero elementi da valutare l'impatto po che potrebbero avere su questi indicatori. Grazie. Un altro indicatore che va molto di moda in questi mesi, ma che in realtà chi opera nel mondo della finanza ha sempre utilizzato, è il famoso DSCR, che può essere calcolato sia sui dati storici, e questo ha un significato anche se qualcuno non è d'accordo con me, sia naturalmente sui dati prospettici. Allora, per fare questo, per vedere questo indicatore, quindi, che lo ricordo, è un indicatore che misura la capacità di una impresa, in questo caso di un gruppo di imprese, di servire con i propri flussi finanziari operativi i debiti finanziari. Quindi, fondamentalmente, nella sua forma più semplice, il DSCR va a raffrontare il cash flow operativo. Poi vediamo quale cash flow operativo, perché anche lì ci sarebbe molto da discutere, lo va a raffrontare con l'assorbimento di cassa che sicuramente avrò per pagare, ad esempio, il capitale di un mutuo e poi gli interessi. Naturalmente poi posso avere finanziamenti bullet, finanziamenti amortizing, diversi tipi di finanziamenti, ma il concetto non cambia. Quanto sono capace di pagare i miei debiti? Per fare questo, noi abbiamo fatto una simulazione su dati reali, naturalmente, per cui abbiamo ipotizzato che dal 2016 al 2018 la duration del debito finanziario complessivo che queste aziende avevano comunque sottoscritto fosse di 5,2 anni, perché mi sembra di aver letto nell'osservatorio del Polimi che la duration media dei mini bond era esattamente quella. In realtà noi stiamo parlando di una media di tutte le fonti finanziarie delle imprese, potremmo naturalmente giocare, portarla a 10, portarla a 3, che è il livello che di default Linus utilizza, essendo abbastanza rigido su questo. Ecco che, ipotizzando questa durata media, no, dei finanziamenti, abbiamo misurato il cosiddetto DSCR, lo vedete cerchiato, su CFCCO. Al di là delle sigle, il CFCCO è il cash flow da capitale circolante operativo, quindi il flusso di cassa che l'azienda o il gruppo di aziende ha prodotto, è in grado di produrre con la propria attività operativa, quindi gli utili più risommate tutte le poste non monetarie più i delta di circolante operativo, che sono crediti clienti, debiti fornitori e rimanenze. Tutto il circolante non strettamente operativo, quindi gli altri debiti, rate, risconti, debiti tributari, gli altri crediti, sono fuori da questo computo, proprio a voler significare che confrontiamo il debito, che è una partita certa, con un'altra partita che è quella non certa, ma che è quella base che dovrebbe già permettermi di pagare un debito. Su questo vi voglio aggiungere, ma lo sapete già, che tanto la normativa italiana sul codice della crisi come la normativa bancaria di Asset Quality Review richiede che questo valore superi
l'1 e che sia addirittura in certi casi superiore all'1,1% come valore minimo richiesto. Se il valore è superiore a 1, sta a significare che la mia cassa operativa è maggiore dell'esborso finanziario. Ecco, colpisce molto che nel corso dei due esercizi precedenti, 17 e 18, in nessun caso questo valore sia stato uguale o superiore a 1. E entrando nel dettaglio, vi faccio notare una cosa a mio avviso molto interessante, poi valuterete naturalmente voi. Il primo DSCR viene calcolato anche con la PFN. Cosa vuol dire? Vuol dire che si tiene conto del debito finanziario netto, per cui se l'azienda ha 1 milione di debito, ma ha 300.000 euro di liquidità, in realtà si raffronta con i flussi di cassa un importo di 700.000 euro. Il secondo invece è un po' più rigido come indicatore perché il secondo fa finta che non ci sia della liquidità e quindi va a raffrontare la cassa operativa con il debito finanziario. Ok? Non si tiene conto della liquidità, quindi si tiene conto del servizio del debito cosiddetto diretto, quello col sistema bancario. In questo caso, a maggior ragione, il DSCR non è superiore a 1. Ecco. Io penso che questo, non so quale sia l'opinione di Giuseppe, adesso gli chiedo un intervento, sia uno degli elementi che probabilmente il sistema bancario guarda, anche perché c'è poco da fare, è obbligato a guardarlo nel momento in cui un'azienda di questo tipo, si rivolge allo stesso, no? Sì, assolutamente sì. Per una banca, un'azienda, quindi prendiamo il campione come fosse un'azienda unica che esprime questi numeri, quantomeno servono le fideiussioni di 3 generazioni di imprenditori. Avere parenti allora. Questo mi ha colpito molto, no? Perché poi, ripeto, probabilmente possiamo dire che il periodo di ammortamento non sarà di 5,2, magari sarà di 6 e quindi migliora di qualcosa, però capite bene che è un indicatore, è un messaggio molto forte che arriva dal campione. Va visto naturalmente, e lo dico a tutti, per singolo emittente, perché avete capito, questo viene calcolato sul dato aggregato, però sull'aggregato, avendo noi tolto tutte le mega aziende, quindi qua non c'è Ferrovie dello Stato, non ci sono le grandissime emittenti, la più grande fattura 240 milioni, mi sento di dire che ci sarà sicuramente una forte dispersione, ma non così forte, ecco, come avremmo avuto mantenendo quei grandi emittenti. Quindi è molto probabile che molte delle società del campione del 70 abbiano avuto e continuano ad avere questa problematica. A questo punto abbiamo ragionato sulla storia e perché analizzare il DSCR storico, quando ormai no, le pecore sono uscite dall'ovile? Beh, in realtà secondo me ha senso analizzarlo perché l'azienda è chiaro che è andata avanti, è chiaro che è sopravvissuta in questi anni, ma mi interessa capire se lo ha fatto utilizzando esclusivamente le proprie risorse o se invece andando a guardare meglio i flussi di cassa, questo lo potremmo fare con Linus, ma non abbiamo naturalmente il tempo per farlo, il denaro è per pagare poi l'indebitamento è arrivato, come dicevi tu, o da aumenti di capitale oppure da altre fonti finanziarie. Questo è molto molto importante. A questo punto ragioniamo sul futuro. Quindi voi sapete che chi ha Linus sa che con Linus è possibile simulare degli scenari sia su singole imprese sia su un aggregato di imprese. In questo caso quello che vedete è il conto economico riclassificato dell'aggregato, quindi 2 miliardi e 769 milioni sono i ricavi delle 70 imprese sommati nell'anno 2018. Quindi il 2018 è un dato storico, anche se riclassificato secondo lo schema Linus. Allora abbiamo simulato una proiezione che ci sembrava di buon senso, di minima, quindi simulando semplicemente un aumento di questi ricavi nei 3 anni successivi, quindi 19, 20 e 21, rispettivamente dell'8, 7 e 5%, quindi una crescita non mostruosa, ma una crescita fisiologica. Non ci siamo complicati la vita perché abbiamo ragionato, torno a dire, su un aggregato, non abbiamo simulato investimenti, nuova finanza nei prossimi anni, piani del personale, abbiamo semplicemente utilizzato questo parametro che però genera qualche spostamento perché, come vedete, la riclassificazione Linus suddivide costi in costi fissi e in costi variabili, per cui i costi, no, che sono stati riclassificati come variabili, li vedete lì,
variabili di produzione crescono in maniera lineare con i ricavi, i costi fissi si mantengono tali. Ecco, facendo questa simulazione, il sistema mi va a calcolare uno stato patrimoniale prospettico, agganciato naturalmente a quello di partenza, questo è uno dei grandi vantaggi, un flusso di cassa prospettico e a quel punto io sono in grado di andare a calcolare il DSCR prospettico. Quindi la domanda a cui abbiamo cercato di rispondere è: ma posto che queste aziende non avevano un DSCR che le rendeva indipendenti nei confronti del sistema bancario, i piani che potrebbero aver messo in pista con la nuova finanza proveniente dai mini bond vanno a migliorare anche questa capacità di ripagare il debito? Ecco, questa è stata la simulazione che abbiamo cercato di fare. Quindi abbiamo ricalcolato gli stessi DSCR che abbiamo visto qualche secondo fa, quello del 2018, anche lì è un dato reale naturalmente, e possiamo dire che gradualmente c'è un miglioramento sia del DSCR calcolato con la posizione finanziaria, sia del DSCR calcolato solo quello un po' più cattivo, vi ricorderete, con i debiti finanziari, quindi nel 2021 si arriva a un valore superiore ad 1. Questo è molto importante e penso che tutti gli operatori lo facciano o comunque debbano farlo, perché mi segna un po' un obiettivo finale di ricaduta. Io penso che i piani su cui queste aziende siano state finanziate con i mini bond siano ben più ambiziosi di quello che abbiamo ipotizzato qua dentro, ma diciamo che è una prospettiva di sicuro interesse, perché so che l'azienda alla quale ho dato finanza, fra 1, 2 o 3 anni, se tutto va come deve andare, non solo mi restituisce la finanza che l'ho prestato, ma diventa anche bancabile verso il sistema tradizionale. Giuseppe, una battuta su questo, se ti va, molto volentieri. Beh, no, questa è proprio la filosofia di fondo di operazioni di finanza straordinaria. Più per guardare il passato, il mio presidente dice: ieri abbiamo già mangiato, dobbiamo occuparci di domani. Si vanno ad analizzare le traiettorie sottintese al business plan dell'azienda e la solidità di queste traiettorie. Nella simulazione di evoluzione che hai fatto tu, paradossalmente sarebbe il worst case per un'operazione di finanza straordinaria. Certo, Perché certo. un'operazione di finanza straordinaria che non ha impatto sui costi variabili, che non ha impatto sui costi fissi, non l'ho ancora vista, no? Corretto. Perché dovrebbe portare maggiore efficienza, no? Un'operazione di questa. E quindi la crescita dei ricavi paradossalmente sarebbe ribaltata, 5, 7, 8, no? Perché scaricano in futuro i benefici degli investimenti attuali. Sì, poi giustamente si possono fare diversi scenari, metterli insieme e poi capire qual è il punto di caduta assolutamente corretto. Abbiamo fatto uno scenario di minimo, come tu hai giustamente sottolineato. Hai parlato di cassa e quindi ci interessa anche capire, magari facendo un passo indietro rispetto al futuro, qual è il profilo finanziario di queste aziende, no? Che hanno sottoscritto mini bond, e ci interessa capire e verificare se effettivamente quel profilo finanziario è coerente con un'attività di finanza straordinaria, che tendenzialmente, visto che parliamo di mini bond, dovrebbe, dico io, essere finalizzata a dare risorse per gli investimenti, altrimenti parleremmo di un altro tipo di finanza straordinaria, parleremo di invoice discounting, parleremo di anticipi, parleremo di altre cose, no? Allora andiamo a vedere se effettivamente c'è coerenza fra la struttura patrimoniale finanziaria del profilo con gli obiettivi che dovrebbero essere di finanza straordinaria. Questo lo facciamo per due motivi. Il primo, per verificare se c'è appunto questa coerenza di fondo. Il secondo, perché poi questo ci permette di tracciare il profilo economico-finanziario delle aziende che hanno utilizzato i mini bond, di replicarlo, come faremo nei prossimi minuti, sul mercato italiano e capire quante altre aziende con quel profilo ci sono in giro nel nostro paese e tendenzialmente che tipo di potenziale queste nuove aziende che stanno fuori sul mercato possono offrire a nuovi operatori di mini bond. Ma procediamo per gradi. Allora, siamo partiti dal conto economico aggregato, questo l'avete già visto, che presentava un EBITDA aggregato di circa il 6%.
costruendo, questo è una crescita dei ricavi comunque abbastanza significativa, non enorme, però sull'aggregato è un numero tutto sommato interessante. In un paese dove il PIL non cresce dello 0, dove sappiamo bene quali sono gli indicatori. Abbiamo dei costi fissi che rimangono fissi, quindi questo è un po' un indice di stabilità economica e di costi del profilo, e questo è un altro aspetto che se fossi un investitore guarderei con interesse. Andiamo a vedere lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale che abbiamo utilizzato non è uno stato patrimoniale tradizionale, quindi che ha l'attivo e il passivo, ma è uno stato patrimoniale riclassificato fonti impieghi. Perché questa struttura è più funzionale al tipo di analisi che vogliamo fare. L'abbiamo fatta ancora una volta sull'aggregato, ma si può naturalmente fare su singole posizioni. In questo caso vediamo che emerge un punto molto importante, e cioè, anche se non l'ho cerchiato, chiedo scusa, che il capitale circolante è un capitale circolante stabile. Questo è un messaggio, a mio avviso, che spesso passa sotto traccia, però capitale circolante significa cassa operativa per questo tipo di imprese, no? Sono una diretta conseguenza. Allora, se il capitale circolante è stabile e pur non essendo la redditività mostruosa, perché il 6% tutto sommato è una redditività operativa bassina, poi ci sarà di tutto lì dentro naturalmente, ma come media non è sicuramente eccezionale, ma un circolante stabile è un segnale importante su cui si può andare ad innestare un'operazione di finanza straordinaria naturalmente. Un patrimonio, lo vedete qua sotto, in crescita, e addirittura un indebitamento finanziario, in questo caso inteso come banche tradizionali, che lì dentro in questa riclassificazione c'è il debito bancario, che rimane stabile e che rimane in crescita leggerissima. Non si capisce se perché le banche non danno queste aziende, perché le aziende non vogliono soldi dalle banche, ma si rivolgono a delle fonti alternative. Costruito il conto economico e costruito questo stato patrimoniale, è possibile, alla fine, col metodo indiretto, ricostruire il flusso di cassa storico di queste aziende, secondo uno schema che penso conosciate tutti, quindi uno schema che mi permette di evidenziare e di differenziare la cassa in cassa operativa. Ecco, questo cash flow da circolante operativo è quello che abbiamo utilizzato prima per il calcolo del DSCR. Come vedete c'è grande stabilità, manco a dirlo, in questo cash flow circolante stabile, cassa operativa stabile. Questo è un messaggio molto molto forte. E alla fine viene svelato un po' l'assassino, che era l'obiettivo della nostra domanda, cioè queste sono aziende che già prima dei mini bond investivano moltissimo. Addirittura guardate i flussi di cassa d'attività di investimento, come si sono evoluti? Sono sempre le stesse 70 aziende, 63 milioni, 140 milioni, nell'anno dei mini bond 228 milioni. Questo sta a significare che la cassa operativa, pur essendo stabile, era probabilmente sì in grado di ripagare una finanza straordinaria innestata in azienda, ma non era del tutto in grado di soddisfare le esigenze di investimento che erano collegate ai piani di espansione. Lì si innesta la finanza alternativa. Giuseppe, ti aspettavi questo profilo? Beh, interessante, interessante anche perché se andiamo a confrontare il dato che avevi sul debito a medio e lungo termine nella parte patrimoniale si vede una bella discrepanza, una forbice interessante. Sì, tu dici quindi 350 milioni con i 360, che Esatto. erano tra l'altro già investimenti presenti in azienda, e qua ricordo sono quelli bancari, eh? Qua non sono Sì. compresi, qui sono quelli puramente bancari qua dentro, che sono Esatto. stati restrittivi. Quindi mi sento di dire, e penso tu sia d'accordo, che questo è esatto, cioè chi ha dato finanza con mini bond ha fatto un buon lavoro, nel senso che ha selezionato effettivamente delle aziende che sono del tutto coerenti con il tipo di mestiere che fa, poi, no? Esatto, corretto. Benissimo. Allora, negli ultimi 10 minuti, no? 15 minuti, poi prenderemo naturalmente delle domande, quindi invito già chi volesse fare qualche domanda a scriverla nella chat, c'è un campo in basso, no? Si possono scrivere delle domande che poi prendo molto, molto volentieri. Andiamo invece a vedere quale potrebbe essere il profilo ideale per delle possibili nuove
emissioni di mini bond, e soprattutto andiamo a fare una quantificazione, un tentativo, ahimè, di quantificazione del mercato italiano dei nuovi mini bond, no? Quindi abbiamo le caratteristiche, le abbiamo identificate, andiamo a capire quante sono le aziende coerenti con questo profilo in Italia. Per farlo, abbiamo utilizzato naturalmente, nel nostro caso abbiamo utilizzato il nostro database, quindi quelle 350 rotte mila aziende che vedete in alto a sinistra sono le società italiane che hanno almeno mezzo milione di ricavi, quindi direi che lì dentro ci dovrebbe essere il 100%, il 99,9% del potenziale emittenti dei prossimi anni. E siamo andati a replicare un po' le caratteristiche che abbiamo visto delle aziende che hanno già messo mini bond. Qua mi fermo un secondo per far capire bene perché è importante il tipo di filtri che abbiamo utilizzato, no? Allora, il primo, naturalmente, bilanci 2018, quindi lo vedete qua in alto, abbiamo utilizzato il bilancio più recente disponibile, ma poi l'operatore avrà naturalmente disponibili dati più freschi e quindi potrà ulteriormente corroborare, no, la singola analisi. Poi abbiamo escluso le società edilizia, le società immobiliari, quindi abbiamo mantenuto le prime tre che avete visto nel campione, sostanzialmente industria, commercio e servizi, sapendo bene che la parte del leone, come abbiamo visto, anche se non esclusiva, la fa la parte dell'industria. Abbiamo poi replicato il concetto di piccola, media, direi anche impresa, nel senso che abbiamo escluso tutte quelle imprese che esistono e che hanno un valore dei ricavi e dei debiti finanziari complessivi inferiore ai 250 milioni. Quindi abbiamo ristretto abbastanza il campione, escludendo le grandi emissioni che probabilmente seguono delle logiche, ma hanno anche dei ticket diverse da quelle di cui stiamo parlando oggi. E da qua in avanti abbiamo cercato di tracciare un po' il profilo dell'assassino, avendo imparato a riconoscerlo da questa analisi. Allora, il primo aspetto è che abbiamo preso aziende con un certo tasso di crescita, quindi aziende che siano in espansione, che abbiano avuto una crescita di almeno un 10%, vi garantisco, quando giocate con i filtri è una crescita importante, qua si escludono tantissime aziende. Questo è uno dei filtri che ha la maggior sensitivity poi sui riscontri della piattaforma. Ecco che, grazie poi alla capacità che ha Linus, e qua tiro un po' di acqua al mio mulino, ma lo faccio in maniera trasparente, di calcolare i flussi di cassa, questi flussi di cassa, anche se l'azienda non li deposita, perché poi c'è un premio operativo, apro e chiudo una parentesi, le piccole imprese generalmente non depositano il rendiconto finanziario, o se lo fanno in formati diversi, per cui è difficile fare uno scouting basandoci sui flussi di cassa. Linus risolve questo problema perché, costruendo lo stato patrimoniale fonti impieghi, mi costruisce i flussi di cassa che posso usare anche come strumento di selezione, non solo come strumento di analisi della singola azienda. Quindi abbiamo escluso quelle che hanno cassa negativa, abbiamo messo uno 0,5, così escludendo anche quelle che sono potenzialmente interessate dal codice della crisi. Abbiamo escluso le imprese che non hanno capienza economica per nuovi interessi, quindi abbiamo utilizzato una soglia di 3 come rapporto fra oneri finanziari e ricavi, lo vedete qua. Utilizzato aziende che hanno un indice di liquidità, quindi attivo corrente al netto delle rimanenze diviso, no, a passivo corrente maggiore di 0,9. Quindi non abbiamo preso quelle che hanno un'oggettiva tensione a livello di liquidità a breve termine, perché mal si concilia, secondo noi, con un'operazione a lungo termine, quello è un altro tipo di operazione, quello è una ristrutturazione. EBITDA maggiore di 4, quindi il mercato dice che non si sono finanziate imprese con EBITDA meravigliosi come media, e noi ci atteniamo a quello che dice il mercato, addirittura abbiamo abbassato di 2 punti la soglia. Una certa capienza a livello di leva finanziaria, anche se
Già imprese minore di due significa ce n'è qualcuno tra uno e due, quindi se è un rapporto debito equity tra uno e due, comunque già è abbastanza alto. Poi va vista, va confrontata con la cassa, ma comunque non sono certamente quelle eccezionali. Un Linux Core minore di 10, quindi includiamo in questo Linux Core, escludiamo tutte le aziende fantastiche, tutte le aziende che sono, dico, un po' una parolaccia, automaticamente bancabili. In realtà poi la banca guarda, però l'abbiamo presa dalle verdi in giù a quelle rosse, e che poi hanno dei bilanci completi che permettono, beh, di far girare i flussi di cassa. Ecco che applicando questi filtri al mercato italiano, abbiamo un risultato di quasi 2.400 imprese. Quindi ci sono 2.400 imprese, in base ai dati 2018, che hanno un profilo adatto ad un investitore in mini bond, proprio per queste ragioni che abbiamo elencato. Non so se te ne aspettavi di più o di meno, Giuseppe. Ma io uso normalmente, sempre utilizzando Linus, filtri un po' diversi. PFN BDA è uno degli indici che, ad esempio, il mercato va sempre a valutare, più che altro perché è un parametro molto chiaro che è nei regolamenti finanza di tanti fondi, tante casse, e allora rispettare quel parametro automaticamente rende l'emissione eligible per tutti questi imprenditori naturali. Sì, poi giustamente, sì, poi ognuno giustamente lo va a personalizzare. In questo caso sono d'accordo, perché in quel caso ho una profilazione che mi serve dal punto di vista operativo, e in più so già a monte che rispetto dei parametri. Anche se poi Linus, noi teniamo anche, come tu sai, dei corsi, ci sono dei casi in cui PFN EBITDA ogni tanto mente un attimino, però è chiaro che a livello di primo scouting sicuramente è un'indicazione molto valida. Ecco, le 2.400 imprese, il 2.399, poi le abbiamo raggruppate, quindi abbiamo fatto lo stesso esercizio che abbiamo fatto per le 70 imprese, analisi storica, l'abbiamo fatto con l'analisi prospettica, quindi le abbiamo raggruppate. E qua vi chiedo un ultimo, no, sforzo di comprensione, perché questa è una parte, a mio avviso, veramente interessante. Abbiamo creato il gruppo delle 2.400 imprese, e da lì abbiamo cercato di capire quale potrebbe essere il nuovo potenziale. E per capire il nuovo potenziale abbiamo usato tre proxy. Ve le spiego una per una. La prima, che vedete qua in alto a sinistra, di 4 miliardi e 101 milioni, semplicemente siamo andati a vedere qual è il valore complessivo dei finanziamenti già in pancia alle 2.400 aziende a medio-lungo termine. Quindi queste 2.400 aziende oggi hanno 4 miliardi e 100 milioni di finanza a medio-lungo termine. Quindi questo è un floor, potrebbe essere un pavimento, no? Perché se succede come è successo nell'analisi storica, e che tu giustamente hai fatto notare, gli investimenti che le imprese hanno fatto erano ben superiori ai livelli di finanziamenti a medio e lungo termine di cui già disponevano, stando questo probabilmente a significare che erano arrivate a tappo e quindi c'era bisogno di un certo tipo di finanza diversa da quella bancaria. Però questo è sicuramente una proxy al di sotto della quale io penso che non sia corretto quantificare la nuova opportunità. Quindi sicuramente da qua in avanti, anche perché ce l'insegna la storia, il valore non può che aumentare. Abbiamo utilizzato due altre proxy. La prima è anche andare a guardare il cash flow storico di queste aziende proveniente da attività di investimento, no? E quindi hanno investito nell'ultimo anno 4 miliardi, che guarda caso è esattamente il tappo, no? Che abbiamo detto prima, e quindi probabilmente hanno investito tutto quello che il mondo bancario è stato in grado di erogare, ma hanno probabilmente progetti nuovi e più ambiziosi. E infine, volendo anche fissare un tetto al quale puntare, l'aggregato viene letto comunque dal sistema, il quale ci dice qual è un debito massimo teorico, no? Che queste aziende potrebbero andare a sostenere, che viene quantificato in circa 15 miliardi. Ora, il valore probabilmente starà da qualche parte lì in mezzo, no? Non è naturalmente un numero che si può calcolare in maniera
aprioristica, però sappiamo che c'è un mercato potenziale che se va male vale 4 milioni, se va benissimo vale 4 miliardi, scusatemi, se va bene vale 15 miliardi. Io su questo però, e qua ti chiederei di intervenire, Giuseppe, vedo qualche ombra, nel senso che se è vero che queste aziende hanno dei progetti e che stanno investendo, questo l'abbiamo visto, se è vero che queste aziende sono sostanzialmente sane dal punto di vista del capitale circolante e hanno degli indicatori di minima che sono già rispettati, perché e se le banche non danno loro finanziamenti, perché abbiamo preso quelle dall'Inus Score discreto a scendere, perché allora non abbiamo un'esplosione, no? Come io mi augurerei, del mercato dei mini bond e quindi di questa finanza che va ad integrare poi la finanza tradizionale bancaria. Ecco, su questo mi interessa molto una tua riflessione conclusiva. Ok, allora, no, non so se il nostro pubblico è composto più da colleghi, da commercialisti, da curiosi No, anche o da... colleghi, c'è qualche banca, c'è un po' di tutto, c'è un parterre molto interessante collegato in questo momento, tutti Ok. Allora, esperti comunque. in realtà questo tema della finanza, ha normalmente la prima obiezione che fa un potenziale emittente è mi costa troppo, perché considera l'operazione di emissione una semplice operazione finanziaria. Però così non è. Così non è perché in realtà arrivare ad accedere al mercato dei capitali vuol dire fare in parallelo all'operazione finanziaria un'operazione gestionale interna e un'operazione di marketing, perché sto entrando in un mercato dove sono uno sconosciuto. Essere uno sconosciuto sottintende una percezione di rischio da parte dell'investitore diversa. Entrare in un mercato nuovo commerciale avrebbe fatto sì che l'investitore avesse ben compreso la necessità di fare una campagna pubblicitaria, ad esempio. In questo caso non c'è campagna pubblicitaria, ma si paga lo scotto di essere un soggetto non conosciuto al mercato. E questo tema si aggancia poi con l'aspetto di marketing. Allora, noi dobbiamo essere consapevoli che se in Italia la dipendenza dal sistema bancario delle imprese è tra il 65 e il 70% dei debiti, il mondo anglosassone viaggia intorno al 25%. Non arriveremo mai al 25%, ma non possiamo di sicuro restare al 65%. Quindi ci sarà le infinite sfumature di grigio tra questi due estremi, ma il ricorso al mercato dovrà diventare un'abitudine. E questo bisogna che le aziende ne diventino consapevoli. Questo sottintende la necessità di raggiungere un livello di trasparenza che oggi è veramente desueto, è rimasto in poche realtà. E questo tema della trasparenza, in uno dei convegni ultimi, all'imprenditore che si lamentava della scarsità del credito bancario e della continua richiesta di documenti, la risposta fu abbastanza secca. Lei, imprenditore, ogni quanti mesi si guarda il suo bilancino? Se lo guardo una volta al mese, io che le do i soldi, perché lo devo vedere 6 mesi dopo la scadenza dell'esercizio? Quindi è un'abitudine di eliminare le difformità informative, le discrepanze informative tra il mercato che pone a disposizione dell'azienda gli strumenti finanziari e l'impresa. E questo è un tema. Un secondo elemento è che questi strumenti finanziari hanno senso, si chiamano obbligazioni perché siano frazionate e devono circolare. L'utilizzo che si sta facendo di questi strumenti in realtà è buy and hold, quindi compro e conservo, tengo nel mio libro fino a scadenza, prendo il mio flusso cedolare. E la cosa Certo. resta. In realtà in questo modo non consento all'azienda di essere conosciuta e riconoscibile sul mercato dei capitali e gli faccio perdere una TU molto, molto significativa. Io ho avuto un caso di un emittente di un piccolo paesino vicino Salerno, quindi che è riuscito ad avere un grosso appalto negli Stati Uniti perché la sua emissione compariva su Bloomberg, è uno dei servizi collaterali che si deve mettere a disposizione dell'emittente, quello di quotarlo sul mercato, questo qui per norma,
ma soprattutto dare risalto e visibilità alle missioni. Beh, il CFO degli americani, quando l'ha trovato su Bloomberg, l'ha considerata di per sé affidabile, di per sé credibile, di per sé meritoria di vincere l'appalto, come poi è stato. Allora, in questo modo la finanza può essere un elemento veramente di sostegno allo sviluppo dell'impresa. Quindi questa mi sembra che peraltro sia anche un'attività, te lo chiedo volutamente, che svolgete voi, no? Come supporto poi all'azienda, cioè il fatto di dare, alla fine se io non conosco l'azienda oppure la conosco perché mi viene raccontata, però poi non trovo i cosiddetti riscontri, a sistema, diventa un pochino più difficile. Quindi tu stai dicendo che questo potrebbe essere, anzi è uno dei motivi per cui non c'è di fatto l'esplosione di questo mercato, come invece i numeri farebbero supporre, no? No, ci sono tutti gli elementi. Allora, io di aziende pronte per le missioni non le ho ancora incontrate. Quindi c'è un percorso da far fare all'impresa di avvicinamento a questo, perché implica una disciplina interna, implica la capacità di fare reportistica periodale. Le aziende che entrano nel mondo delle missioni con la mia struttura si impegnano a darmi le trimestrali. Non mi interessa la parte patrimoniale della trimestrale, ma voglio vedere i cash flow. Voglio vedere se la promessa che abbiamo fatto al mercato di una certa traiettoria di sviluppo e crescita la stiamo rispettando. E Chiaro. allora questo pone l'emittente in una condizione di vantaggio, perché quando magari a scadenza della prima emissione ci troveremo a dover fare un rollover, ci troveremo a dover fare qualche cosa di simile, ecco che sarò in grado di presentare al mercato 12 istantanee della mia azienda che hanno disegnato una traiettoria. E allora automaticamente, ecco, quello che stai facendo vedere è il nostro Bloomberg dei poveri, la mia banca contribuisce a Bloomberg e quindi fornisce prezzi, solo che questo se lo vede il signor Bloomberg forse un po' si arrabbia, però è la modalità con cui è possibile riportare sui mercati finanziari attività delle piccole e medie imprese italiane e farle conoscere. E devo dirvi è un'operazione che dà senso a tutto quello che abbiamo visto. Chiarissimo, chiarissimo. Tra l'altro, in linea con quello che tu stai dicendo, ho diverse domande e il succo di queste domande è un pochino se poi è possibile, no, andare a verificare sulle emittenti di mini bond, in questo caso mi si chiede il 2016 da parte di un partecipante, ma altri mi chiedono altri esercizi, se l'EBITDA poi effettivamente è aumentato di 3, 4, 5 punti percentuali nel corso degli anni. E uno questo è un ascoltatore espertissimo, un partecipante espertissimo, mi chiede, dice, sottotitolo, ma i forecast dei business plan poi si realizzano, stando a significare che poi questo tipo di approccio alla finanza è esattamente quello che stai dicendo tu, no? È proprio questo il punto. I forecast devono trovare conferma nelle trimestrali, semestrali, poi dipende dalla tipologia di business e dalla velocità con cui si muove questo business. In certi casi una trimestrale ha poco senso, in tutti i casi la semestrale invece ha significato. E la scommessa è quella, ma non solo di far vedere se ho battuto o meno il forecast, ma soprattutto di spiegare perché. È questo che il mercato ha bisogno. Il mercato ha bisogno di comprendere le logiche dell'impresa, comprendere i due linguaggi, quello della finanza e quello delle imprese, si sono allontanati. Noi abbiamo studiato che in realtà si dovevano parlare nativamente, ma oramai sono due linguaggi completamente diversi, con i propri paradigmi e le logiche di comunicazione. Bisogna cercare di farli riavvicinare e per far questo occorre conquistarsi la reciproca fiducia. È chiarissimo. Tanto qualcuno mi chiede adesso invece dove è possibile andare a analizzare un pochino le singole posizioni. Chiaramente noi le singole posizioni in un webinar divulgativo non le andiamo ad analizzare, ci mancherebbe altro. Poi vi dico anche se siete interessati che su Linus i gruppi sono disponibili e quindi nella presentazione che trovate allegata trovate anche il link al gruppo, altrimenti ci contattate e naturalmente vediamo di darvi soddisfazione perché per noi è molto importante. Un'altra domanda che mi arriva è quale sarà l'impatto della normativa bancaria che viene sempre più implementata anche sulle piccole emittenti, no? L'abbiamo detto prima, l'impatto non potrà che da una parte andare ad arricchire, no, il mercato dei potenziali
mini bond, però dall'altra, mi riferisco anche all'ultimo intervento di Giuseppe, se poi non c'è un'operazione che non è solo finanziaria, ma è più rotonda e quindi non ha anche una sua consistenza di marketing e di dare visibilità, diventa un pochino difficile e si rischia di avere poi dei soggetti un po' in cerca di autore sul mercato. Tra l'altro la normativa AQR, per chi la conosce bene, è potenzialmente molto impattante sul finanziamento a medio e lungo termine, perché nel sistema dello staging, che non sto qua a ricordare, se c'è un peggioramento anche leggero della posizione di un'azienda che è finanziata da una banca, questo impone alla banca di cambiare completamente la base di calcolo degli accantonamenti, di conseguenza del costo del denaro applicato. E quindi si rischia di passare da un 1,5% o un 2% all'anno successivo a pagare l'8 o il 9%, addirittura non essere più finanziabili. Per cui, soprattutto nei finanziamenti bullet, no? Perché si prende tutto l'orizzonte temporale dello strumento finanziario. Quindi bisogna stare molto attenti, studiare, andarsi a vedere queste cose e magari andare a fare una selezione da un piccolo suggerimento a chi volesse cercare aziende interessanti: andare a cercare aziende che rischiano di entrare in questo meccanismo col lato bancario, che hanno certe altre caratteristiche, perché quello diventa l'interlocutore ideale. Se Sì, vuoi dire qualcosa in chiusura, mi fa solo piacere. un esempio proprio con due numeri su questo tema. Noi abbiamo fatto delle simulazioni. Se io il 1° gennaio concedo un chirografario a un cliente, magari buono anche, però nuovo, dove non ho un track record, no? Non ho un andamentale, ipotizziamo che lo finanzio al 4%, che già è un tasso significativo. L'accantonamento è 1,90 punti. Se la stessa operazione la faccio il 1° luglio, il mio 4% a bilancio diventa un 2, ma l'accantonamento resta uguale. Se io l'operazione la faccio il 1° ottobre, è in perdita, bilancisticamente parlando, per l'anno in corso. E quindi sarà sempre più complesso l'accesso al credito, sarà sempre più complesso per il medio termine e quindi sarà necessario per le aziende sane che hanno voglia, pensieri e progetti di sviluppo, prendere seriamente in considerazione la finanza alternativa. Sì, c'è un'altra, grazie, è vero. C'è un'altra domanda interessante, dice: le aziende appartenenti al settore MCC sono molte numerose e presentano parametri di bilancio abbastanza diversi dalle industriali. Ecco, non so se il settore MCC, se si riferisse ai servizi, non trovate che inserire nello stesso campione possa influenzare troppo le analisi aggregate? Per il professor Apicella, quindi per te, che esperienza ha con le imprese commerciali? Quindi penso che il partecipante si riferisca, dica, le imprese commerciali sono numerose e sono comunque molto diverse dal punto di vista bilancistico alle imprese industriali, primo punto. Quindi la domanda a me è: perché l'avete messa nello stesso campione? La risposta è molto semplice: abbiamo fatto un po' per comodità di analisi, però naturalmente poi è possibile andare a sottosegmentare in maniera anche molto veloce e vedere se, cosa che non sempre però accade, l'appartenenza ad un settore poi diventa anche un qualcosa di forte che caratterizza le aziende. Nella mia esperienza questo non accade. È vero che sono diverse, quelle a Ateco assolutamente non accade. A volte invece accade con le fasce MCC, che hanno logiche un po' più ampie, ma si può sicuramente provare. E per te, quindi, ti chiede se hai esperienza con imprese commerciali, se sono ben viste queste imprese dagli investitori mini bond. Allora, il tema vero, ma un po' questo è trasversale, indipendentemente dai settori, quanto si riesce a rendere sexy e attrattivo il business plan. Cioè, noi stiamo andando a raccogliere dei fondi per finanziare un sogno, per finanziare un progetto, per finanziare un'idea. Noi dobbiamo riuscire a rappresentare in maniera efficace, trasparente e obiettiva questo sogno, questa idea, questo progetto. Dal mio punto di vista, nella mia esperienza, anche come emissioni, non ho avuto grandi ostacoli laddove parlavo di commercio e paradossalmente neanche laddove si parlava di servizi, perché l'idea sottostante era credibile, era buona, andava nei canali, ad esempio, un'azienda di servizi, settore trasporti, quindi se vogliamo proprio quasi abiurata, no, dal credito tradizionale, ma per il solo fatto che l'investimento era finalizzato alla sostituzione di tutti i mezzi per renderli verdi,
è stata comprata interamente dal mercato anglosassone, che va matto per tutto ciò che è verde. E allora non vedo limiti da questo punto di vista. È la capacità dell'analista, è la capacità del consulente, dell'arranger, del promoter di supportare l'azienda nella direzione corretta. Chiarissimo. Grazie. Mi chiedono anche se inseriremo la puntata, quindi il webinar su YouTube. Sì, riceverete poi il link per poterlo rivedere con calma. So che a qualche banca ha dei firewall che impediscono di vedere i video su YouTube. In questo caso contattateci che vi mettiamo in condizione di vederli comunque in altre modalità. Come scarico le slide allegate, c'è un clic da fare. Se ci sono problemi, ci contattate e ve le mandiamo in giornata senza nessun problema. Io direi che se non ci sono altre domande, finisco in questo momento i lavori, perché sono le 10:30 scattate in punto, quindi rispettiamo al secondo, i tempi che ci eravamo dati. Ringrazio innanzitutto te, Giuseppe, per il grande contributo che come sempre ci hai voluto dare e gli spunti che ci hai, donato. E ringrazio poi tutti gli altri che hanno partecipato, invitandoli poi a chiamarci per montare dibattiti, approfondimenti, insomma, quello che volete. Sapete che a noi fa solo piacere e ci siamo. Quindi grazie ancora e ti auguro una buona giornata, Giuseppe. Buona giornata a tutti, buon lavoro! Buona giornata e buon lavoro.